A Milano si rivive la grande stagione del fumetto underground, ispirato alla cultura alternativa, alla musica psichedelica e all'arte di Robert Crumb e Art Spiegelman. La rivista si chiama Puck, esce quando vuole, comunque molto raramente. Ma la sua particolarità è che ogni numero è un evento che racchiude autori veterani che lavoravano negli anni 60 e 70 e nuovi fumettisti che da loro hanno preso sicuramente ispirazione. Con l'aiuto di Matteo Guarnaccia siamo andati alla Santeria di Milano a conoscere Puck. Puck è una rivista che c'è da 10 anni. Prima si chiamava The Artist e aveva un numero di autori che piano piano è cresciuto. Poi nel 2009 ha cambiato nome e si è chiamata Puck e gli autori si sono raddoppiati. E abbiamo iniziato a collaborare con molti autori americani. Ci siamo trovati in un momento storico particolare in cui abbiamo pensato che era l'ideale coinvolgere tutte queste collaborazioni più altre nuove chiamate per l'occasione e fare un'unica storia assieme. E questa storia è raccontata in Puck Comic Party, ci sono voluti 2 anni e mezzo per farlo perché ci sono 172 artisti, però era il momento ideale per farlo perché ci sono autori novantenni ancora attivissimi, c'è tutta la nuova scena del fumetto underground italiano e internazionale, autori storici. Questo lavoro è un continuum, praticamente un passaggio di testimone tra l'underground, quello storico, che rappresento come a Scappa, un altro autore molto contiguo a me in quegli anni e contiguo anche nella rivista in Puck, e nuovi autori che portano in qualche modo questa curiosità di attraverso il segno in bianco e nero, attraverso questa fiducia nel disegno, il momento in cui tutti quanti aspirano a realtà virtuali, per cui Puck è veramente un territorio inesplorato, perché il segno in bianco e nero, il segno a china, il segno fatto col pennarello ha ancora una vitalità, una capacità di esprimere sensazioni che pochi altri medium posseggono. Io ho coordinato, ho passato le notti sveglio a controllare le mail, insomma chi mi spediva cosa, e cercare di coordinare tutti questi autori, che non è stata una cosa facile perché magari c'è un segno che si adatta bene ad un altro autore, quindi ti arrivano le vignette di Guarnaccia ad esempio e pensi che quelle si potrebbero adattare benissimo alle vignette di Max Capa che ha lavorato con lui negli anni 70. Quindi cercare di coordinare tutti questi autori è stato forse la cosa più difficile. Beh, sembrano quelle vecchie partite di scacchi che faceva Duchamp quando gli eravamo in casa per busta alcune mosse da fare da qualche giocatore sconosciuto. Mi sono arrivate 3 vignette precedenti e ho dovuto collegarmi alle 3 vignette precedenti e spero che di aver dato degli input a chi mi seguiva. È stato un appuntamento al buio totale in tutti i casi. È una storia che non ha un... è un cadavere squisito. Tecnicamente questa cosa si chiama cadavere squisito. Lo facevano già i surrealisti. Spiegelman, Art Spiegelman, aveva fatto un esperimento del genere negli anni 90 con 69 disegnatori di fumetti. Noi abbiamo voluto replicare la cosa, ne abbiamo chiamati 172. Cioè, a differenza di Spiegelman, questo me l'hanno detto alcuni artisti che hanno lavorato entrambi i progetti, io ho mandato a ogni autore tutte le vignette precedenti, mentre Spiegelman gli mandava soltanto l'ultima. Per cui ci sono state delle cose abbastanza interessanti, ad esempio disegnatori come Giorgio Rebuffi, che ha inventato Tiramolla, che andavano a recuperare degli elementi stilistici di un disegnatore underground di pagine prima. E si è creata una comunicazione strana che soltanto con internet poteva accadere. Ad esempio, uno dei nostri collaboratori più solidi, che purtroppo adesso non c'è più, era Osvaldo Cavandoli, l'inventore della linea. Lui, insomma, collaborava quasi tutti i nostri numeri e tra l'altro il suo spirito umoristico non era tanto diverso da quello di tante pubblicazioni che si fanno adesso. Comunque c'è sempre una ricerca stilistica anche un po' dissacrante, spesso questi grandi vecchi ce l'hanno più intuitiva questa ricerca. Ma che gli manca un tocco per i fondi? Ah, la televisione per fare il telefondo dei tassi per i colori. Ma che non funziona molto per fare il telefondo dei tassi? Ma la carta ha una prospettiva ancora molto molto vivace, tutti quanti danno per morta, ormai sono anni e anni che dicono la carta è morta, la stampa è morta, Gutenberg poverino
doveva essere già in pensione dai tempi di McLuhan, in realtà è ancora vivo e scalciante, la carta ha ancora molto da dire, anche perché la carta ha una capacità emotiva, una capacità di trasmettere emozioni che nessun altro medium possiede. Gli autori americani sono dimostrati molto entusiasti nella cosa, anzi alcuni, come Dennis Kitchen, che è in collegamento con noi stasera, che hanno consigliato altri artisti che non conoscevamo per partecipare a questa cosa. E si è creato un collegamento, soprattutto con gli Stati Uniti, con la vecchia scena di fumetti underground americani. Amo fare delle improvvisazioni, mi ricorda il periodo degli underground comics, quando disegnavo con Robert Crumb e Jay Lynch, che facevano parte dell'altro gruppo di persone all'interno di Puck. Penso sia una gran cosa, per me è come forse si può paragonare a una jam session musicale, mi piace. Piacere puro di creare, questa è la cosa importante delle riviste underground degli anni 60 e di oggi. Ho fatto le prime tre e le penultime tre. Ma le prime tre mi hanno fatto, cioè mi serviva un inizio. Quindi ne ho parlato con Sergio Ponchione, perché il progetto l'abbiamo coordinato assieme a lui, e alla fine abbiamo trovato questa situazione con Puck in una palude. Io sono Marco, l'altro della redazione, diciamo, e appunto dal 2009 ho fatto lo spot, diciamo, che è andato sul web per il primo numero di Puck, e poi negli anni, per insomma un paio d'anni, appunto anche per qualche evento, quando c'è stata la mostra Don Gallery, quando c'era l'anticipazione del, come si chiama, di Puck Comic Party, e poi adesso proprio per Puck Comic Party abbiamo fatto questo video. On my mind. Beh, noi diciamo che siamo la redazione vera e propria, quindi il clan, esatto. E ognuno ha il suo compito preciso, lui, diciamo, è il direttore vero e proprio della rivista. Io sono il socio, diciamo, nonché braccio destro e sinistro, e autista. Gambe, autista e facchino, e insomma, tanti pari, disegnatore, però anche un po' disegnatore, dai. Other eyes smile tenderly, still in peaceful. Stasera è la seconda presentazione, la prima l'abbiamo fatta a Lucca, e abbiamo invitato Matteo Guarnaccia, ACAB, fondatore dello Shock Studio, e Maurizio Rosenzweig. In collegamento dagli Stati Uniti c'è Dennis Kitchen, e poi c'è anche un intervento di Zograf. E diciamo che tutti, insomma, parliamo di questo progetto, di cosa stiamo combinando parallelamente. Io credo che gli esperimenti come quest'opera di Puck mostrino una visione che può essere capita da chiunque al mondo. È un linguaggio universale. In questo fumetto non c'è una trama come le altre storie classiche. È come un mondo onirico, dove tutto cambia molto velocemente. Le immagini si trasformano come in un sogno. E per quanto strano, tutti possono capire di cosa stia parlando. Ci impieghiamo tanto a fare, insomma, un numero, non abbiamo delle uscite regolari, siamo abbastanza lenti nel fare. Cioè, questo ci abbiamo impiegato 2 anni e mezzo, il numero prima altri 2 anni e basta. Però vabbè, insomma, quando abbiamo le cose usciamo. Non possiamo pensare di avere una rivista mensile, a parte per le collaborazioni, poi per le idee. Cioè, il numero si fa quando si hanno delle idee, se no tanto vale non farlo, perché non è una cosa in cui ci guadagniamo, è una cosa così che facciamo per piacere.
E poi anche il problema è proprio, cioè, gestire tutta questa, tutti questi artisti, perché il bello di fare, cioè, ogni numero deve essere in sé un evento, cioè un motivo per coinvolgere tante persone. E per farlo ci vuole un sacco di tempo. Abbiamo tantissimi autori, molti di più rispetto ad altre riviste, però alla fine a gestire la cosa siamo noi tre, per cui insomma... No, e fanno aspetto di tenerezza per la loro voglia di seguire un solco, diciamo, antico, e mi fanno molta gioia per vedere che dei ragazzi ancora oggi trovano piacere nel disegnare. Penso che il disegno sia una delle forme espressive più forti, più potenti che l'uomo abbia mai avuto a propria disposizione. Questo, vedere qualcuno che abbandona il mouse, abbandona Photoshop e si mette lì a disegnare matita, pennarello, gomma, carta, è qualcosa di molto molto piacevole.